Ciao raga, benvenuti in questo nuovo video. Questo sarà il video acquisti di aprile. Ho comprato un bel po' di roba, un po' di vecchi numeri, recuperi, serie passate, occasioni che ho avuto. Sì, un bel po' di roba bella. Spero vi piaccia. Però prima sigla. I numeri 1 e 2 di Tieni duro Marin, una serie di Star Comics del 2000. Questa serie l'ho dovuta prendere da privati perché è difficile trovarla. È una serie composta solo da due numeri perché a quanto ho capito, pure spiegato un po' nel secondo volume. Forse le vendite non sono andate benissimo e allora l'hanno interrotto così, hanno fatto un finale a cavolo. In pratica parla di questa ragazza Marin che viene, diciamo, costretta con uno stratagemma da un professore a dover raccogliere lo sperma di 100 uomini giapponesi perché c'è un ormone che sta facendo diventare meno fertili i giapponesi, finché si dovrebbero estinguere. Perciò lei è l'addetta a raccogliere questo sperma. È carino, niente di che, non mi aspettavo tantissimo, però per due numeri se si riesce a trovare è una cosa carina. Plastic Leaf di Satoshi Ushara, è un manga volume unico tema sci-fi col solito stile di Satoshi Ushara, perciò donne poco vestite. È carino, il disegno è veramente bello perché lui si sa fare soltanto nelle storie e in quello che succede nei suoi manga, aspetta un po', perché il disegno va benissimo, le storie e poi come viene narrato non è un granché. Vanilla Essence di Yamato Gawa, uscito per la Magic Press. Questa è l'edizione grande, anche se non c'è un'edizione piccola, però i passati volumi di Yamato Gawa erano stati fatti principalmente in edizione normale, 13x18 mi sembra. Questa è più grande, non mi ricordo di preciso il formato, e costa di più, costa 12 euro. È stato fatto direttamente questa versione più grande per appiattire meglio le tavole, dato che i suoi lavori hanno uno stile grafico particolare, così almeno si apprezzano meglio. È veramente una bellissima opera, però è per un pubblico adulto. Cavalieri dello Zodiaco Perfect Edition volume 15. Questo era il numero che era più difficile da trovare, perché non lo trovavo da nessuna parte. Su eBay è spuntato un venditore che ce li aveva nuovi, mi è costato più del volume normale a prezzo intero, però così almeno posso completare la collezione. Gli ultimi numeri, il 13, il 19 e il 20, li ho ordinati da Foxtor, però si sa là che ci stanno un sacco a farli arrivare. Appena li avrò tutti inizierò a leggere e non vedo l'ora. Numero 2 di Rotigio Perfect Edition. Il numero 2 è uscito questo mese, sì. Ancora non li ho iniziati a leggere, aspetto di averne un po' per iniziare a leggere, però è veramente una bellissima serie. Speravo in questa Perfect Edition perché la versione piccola, oltre che non mi piace, perché le edizioni da edicola non mi piacciono, era difficile da reperire. Questa invece è una versione che si trova benissimo, composta di 13 numeri, e non vedo l'ora di iniziare a leggere. Numero 1 e 2 di Real Account, serie di Shizumu Watanabe, che ho conosciuto con la serie My Girlfriend is a Fiction. Voglio vedere come tratterà questa storia, dato che quella era scritta e disegnata da lui, questa invece è scritta da Okusou.
una serie incentrata tutta su social network, internet. Vedremo come va, come andrà a finire. In Giappone è arrivata, mi sembra, se ne è uscito il 14, da noi siamo molto indietro, però confido che almeno la finisca tutta. Numero 10 di Tipoll, questo ancora non l'ho letto, però la storia si fa sempre più avvincente e più bella. Poi i disegni di Wacon sono veramente splendidi, cosa che difficilmente si vede nei manga erotici, tipo, perché di solito sono sempre gli uomini che li disegnano. Questa invece è una donna, quindi disegna veramente bene. Numero 4 di Monster Musume, questo non l'ho ancora letto, però mi sembra già anche dalla copertina un volume veramente bello. Poi l'edizione di J-Pop, anche se costa un po', 6,50€, è fatta veramente bene, soprattutto pure perché c'è la sovraccoperta e io manga senza sovraccoperta non li riesco a sopportare bene. Dormaci numero 3, io di Dormaci avevo visto l'anime e mi è piaciuto tantissimo, è realizzato bene, poi anche le copertine sono bellissime, l'edizione al solito costa un po', 5,90€, però comprando in sconto sui 5€ si prende. Checco Kamen numero 3, finalmente arriviamo alla conclusione di Checco Kamen, questo è il numero 3 che è l'ultimo. Io già avevo la vecchia edizione, quella di T-Books, però l'ho voluta prendere per avere la nuova edizione, anche le copertine sono veramente belle. Questo costa 9,90€, però per Gonagai questo altro si può fare. I Checco Kamen sono usciti dei OAB in passato, oltre al manga, e anche dei live action, sono fatti abbastanza bene, sono arrivati a noi soltanto sottotitolati. Checco Kamen è veramente una bellissima serie, Kirara, serie completa. Kirara è una serie di Toshiki Yui, diciamo commedia erotica, diciamo, sì, perché ci sono alcuni momenti in cui si vede qualcosa, ma non si va mai nello spunto. Questa l'ho letta tutta e mi è piaciuta tantissimo. Per chi non lo sapesse, Toshiki Yui è stato uno dei primi mangaka a integrare il manga tradizionale con la computer grafica, perché lui realizzava, credo realizzi ancora, sì, i suoi manga col computer, soprattutto con Mac. Perciò qui dal secondo terzo volume iniziamo a vedere alcuni sfondi fatti in 3D col computer, oppure partendo da delle fotografie reali di posti in Giappone, metropolitana, parchi e cose del genere, modificati un po' a manga, però si vede che sono posti reali. Più poi nelle sue opere successive fa un uso ancora maggiore di queste tecniche. Però come serie Kirara è bellissimo, soltanto che è difficile da reperire se non tipo tutto in blocco o cose del genere. Io però a questo proposito ho preso questa serie in offerta da un venditore e poi ho comprato un lotto di manga che poi farò vedere a poco in questo video, però che conteneva la stessa serie di Kirara completa, perciò ne ho due serie. Cioè, questa serie qua e quest'altra serie qua. Questa però è in condizione ancora migliore, questa sembra da edicola. La conserverò perché è una delle serie che mi è piaciuta di più di quelle tra quelle che ho letto e ne sono davvero soddisfatto per tutti i numeri. Peccato che la Planet Manga non l'abbia ristampata, perché l'unico difetto che ci vedo in questa versione, anzi intanto è buono che c'è la sovraccoperta, che è per il 2000 di quando è uscito era una cosa non da tutti. L'unica cosa è che il senso è all'occidentale, perciò da sinistra a destra. Avrei preferito l'avessero fatto da destra a sinistra, però almeno ce lo possiamo leggere così. It numero 1, sempre di Toshiki Yui, It, un'opera
fantascientifica con un largo uso di quelle tecniche di cui parlavo prima in Kirara, cioè tecniche al computer, elaborazione di retini, fondi, tutti fatti al computer. È un'opera sempre vecchia, perché stiamo parlando del 2001, perché poi non ne hanno stampate in epoche recenti opere di Toshiki Yui, tranne una, ma Hentai. Comunque è formata da tre volumi questa, io ho il primo, devo trovare gli altri due. È carina come opera. Misty Girl di Toshiki Yui fa parte di una collana manga erotica di un vecchio editore, Mare Nero, che alla fine degli anni 90 ha stampato questo e le altre opere che vi farò vedere. C'erano anche i soldi in lira, ancora non era uscito l'euro. Questo siamo proprio a fine anni 90. Quest'opera contiene mini storie, un po' erotiche, un po' hentai, sempre di Toshiki Yui. Wing Bing Party 1 e 2, altra opera di Toshiki Yui, sempre Mare Nero, fine anni 90, e le trovate proprio tutte come nuove. Questi volumi sono tutti con sovraccoperta, hanno un centinaio di pagine, non di più. E contengono questi sempre mini storie erotica di Toshiki Yui. Hot Tales 1 e 2, altra opera di Toshiki Yui, questa contiene sempre mini storie, sempre realizzate bene. Qui però siamo ancora prima di Kirara, perciò l'uso del computer non c'era, o almeno se c'era non faceva uso di grafica 3D o di sfondi realizzati al computer. Earshot 1 e 2, altra opera di Toshiki Yui, questa è in grande formato, questa per uscita da Star Comics. Questa opera è composta da sempre mini storie, però in questo caso sono tutte a colori, non vi posso fare vedere niente di più perché sono abbastanza per adulti, con scene anche esplicite. Questi volumoni sono veramente ben fatti, peccato non ci fosse la sovraccoperta, però la stampa è buona, le pagine sono buone, le storie sono fatte anche bene. Qui si vede che c'è l'uso del computer, perché la colorazione è fatta tutta a computer, poi ci sono effetti che si possono fare soltanto a computer. È un po' difficile trovarli, quando si trovano a prezzi abbastanza alti, perché il prezzo normale era 7,65 euro, io li ho comprati tutti in un pacco contenente tutte le opere di Toshiki Yui, e ho fatto veramente un affare. Beelzebub 1 e 3. Beelzebub è una serie che sto cercando di trovare a poco, perché francamente i volumi senza sovraccoperta non mi va di comprarli a pezzo intero, tranne One Punch Man, My Hero Academia e poco più. Ho visto tutto l'anime ed è davvero un'opera divertente. Mi è piaciuta, voglio cercare di completarla, dopo che sono una ventina di volumi, che ne ho già una decina, di completarla senza spenderci tanto. Durata 300 numero 1. Questo manga parte da un'idea davvero interessante, cioè la creazione di una bambola gonfiabile, che comunque non ho mai capito perché bambola gonfiabile se poi non si gonfia. Comunque, una bambola gonfiabile viva, che in base a chi avrà il piacere di avere il primo rapporto con lei, la farà legare a lui e la renderà di sua proprietà, però lei non vuole all'inizio diventare proprietà del suo creatore, perciò andrà a conoscere un ragazzo e si vorrà legare a lui, perciò ogni occasione sarà buona. È un manga, oltre che
si chiama hentai, anche se non si vede un granché, però è più sul comico hentai, sì. È sempre per un pubblico adulto, è davvero una bella opera che però ancora da noi non è giunta a termine. Siamo arrivati, mi sembra, al settimo volume, deve uscire su 12. Spero che finisca presto. Racconti estremi. Questa è una delle poche opere di Gengo Rotagame che è arrivata in Italia. Lui è un mangaka, però di manga, di baramanga, che sono una sorta di yaoi, però gli yaoi sono fatti da donne per donne e trattano il tema dell'omosessualità come se fosse una tipo fantasia delle donne, con personaggi più o meno effeminati. Questo però fa parte di baramanga, che sono manga che trattano tematiche omosessuali, però disegnati da disegnatori maschi per un pubblico di maschi. Sì. L'ho letto perché volevo conoscere un po' il mangaka. Tratta il tema però con anche tematiche di violenza, abusi. È una cosa che da noi non so se può piacere. Temi il guerriero. I volumi dell'edizione della D-Books di Temi Guerriero, ho preso un po' di volumi che mi mancavano, ancora non l'ho completata, me ne mancano una quindicina. Sono tutti volumi belli grossi, con pagine anche a colori, costano un bel po', costano 9,30 l'uno, però è ancora possibile trovarli. Questa versione, questa della D-Books, è migliore rispetto a quella della Planet Manga, perché quella della Planet Manga è fatta come tutte le versioni da edicola, stampata male, con adattamento fatto alla buona, perciò se qualcuno volesse comprare qualche edizione di Ken, consiglio questa edizione che è la migliore. Devilman Omnibus. Ho preso la versione Omnibus di Devilman perché ancora non avevo preso l'edizione normale. Ho visto che stampavano questa edizione bella grande, unica. Il prezzo alla fine è in linea con quello dei volumetti, soltanto che così si prende tutto insieme con pagine a colori, un formato bello grande. Questi erano gli acquisti di aprile, spero vi siano piaciuti. Se vi è interessato qualche volume, vi lascio in descrizione il link Amazon per prenderli scontati. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!